Bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento su Monster Hunter Stories. Oh, dopo quattro interminabili episodi, mi sembra, siamo riusciti finalmente a liberarci di tutto quello che c'era da fare per queste terre innevate e possiamo continuare l'esplorazione verso nuove terre e nuovi laghi, nuovi posti, nuovi mari. Insomma, si va avanti nella scoperta del mondo. Dobbiamo andare nella caverna nella quale abbiamo incontrato Avinia la prima volta. Oh, eccoci qua. Dunque, non dovrebbe essere troppo difficile. Abbiamo un nemico però da affrontare contro il quale Avinia ha avuto lampeggio. E ci serve un mostro di fuoco per sconfiggerlo, ma io il mostro di fuoco ce l'avevo anche senza che il gioco me lo chiedesse esplicitamente comunque. Certo che però la minimappa è fatta un po' da cane perché dovevo andare di là, però mi segnava un punto vuoto. Ma comunque. Allora, sì, qui abbiamo, dove abbiamo incontrato la nostra amica. E di qua. No, qui bisogna sciogliere però il ghiaccio. Mia maledizione, di qui non si passa. Hai qualche idea, socio? Lascia fare a me. Ne ha pigna. Ci ha seguito. Avviatevi! Grazie mille, Avinia! Io continuerò il viaggio con Frostfang. Un giorno affronteremo il flagello nero. Vorrei vedere il mondo, come hai fatto tu. Il mondo è grande, sai? Vediamo un po' chi riuscirà a visitare più luoghi. Guarda, Naviro, io faccio una stima. Secondo me io devo visitarlo tutto. Il problema è solo che devo prendere un po' di bruma, perché se no ci crepiamo dal freddo. Bene. E il freddo purtroppo non ci fa sempre agire. Qualche volta ci potrebbe tenere fermi. Ed è terribile se rimani fermo perché perdi il turno. E qui mi sa che davvero ci serviva la bruma. Ma ora che l'ho presa sto tranquillo. E questo cos'è? Tipo quel granchio che abbiamo incontrato, però giallo. Questo è blu invece. Un conchu blu. Vediamo un po' che combina. Debolini. Mamma mia, è proprio facile, facile. La Gombi, non so se devo allenarlo perché poi mi fa usare per forza lui come mostro, ma non credo. Penso di poter usare un qualsiasi mosti, però intanto ce l'ho in squadra, vediamo che combina. Magari è buono. Magari no. Però questo mostro che dobbiamo affrontare è un Kezu bianco, credo, quindi quello che dobbiamo affrontare. Oh no, gli insettacci. Pessimi sti insetti, pessimi. Cioè, non che siano difficili da sconfiggere, ma non voglio affrontarli, non ci tengo. Inoltre non posso ancora arrampicarmi, che seccatura. Poi tutto backtracking bisogna fare poi. Non è proprio la mia cosa preferita fare backtracking. Ah, quelli erano Zantrios. Io devo arrivare là sopra comunque. C'è un tesoro. Ciao. Eccolo qui. Aiuto. Mistura ferrosa, ok. E qui? Ah, qua si può spaccare però. Non abbiamo mosti che potrebbe. Ok, sì. Wow. Ah, ecco, no, non capivo che visuale mi aveva messo. Quindi questa è una parte nascosta in realtà. Però è bello che ti dice: guarda, hai questo mosti per fare questa cosa, usalo. Altrimenti ti mette direttamente la X come simbolo di non poter fare nessuna azione. Ma è un Pugi questo? Sì, è un Pugi nero. Cioè, una mucca, cos'è? È maculato. Io. Oh, E questo come te lo faccio, amico mio? Questo non posso proprio farlo. Non hai il mostro adatto. Che poi non c'era neanche un'azione da poter performare lì.
Quindi mi chiedo se effettivamente potessi farci qualcosa lì. Troppe domande e nessuna risposta. Non mi piace. Non mi piace proprio. C'è un chiosco della Gattovana. Non l'ho visto. Dov'è? Ah, eccolo qua, ok. Più che altro per salvare, non per qualcosa. Vedo delle luci più avanti. Ci stiamo avvicinando all'uscita. E ci abbiamo fatto senza imbatterci nel Kezu. Un po' una delusione, eh. Naviro, io ti devo insegnare una cosa che si chiama tappati quella fogna dentata. Sono cascato. Ecco, allora, no, eccola lì. Sbaglio o questo è leggermente più grosso di quelli che abbiamo visto finora? Mosti, palla di fuoco. No, no. Cancella ordini. Mosti, palla di fuoco sulla testa. E io ho abilità. Niente, combatti. Spero di fare qualcosa di utile. A terra, va bene. Tecnica. L'ingannatore lui si chiama. Non ho abbastanza legame. E allora facciamo così. Vai, grande Monsti, grandissimo. Un soffio elettrico fa lui? Via. Monsti, palla di fuoco. E io mi attacco. Vai, vai, vai. 96, che danno. Oi, oi. Ok, quest'altro, 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 quest'altro. Ok, ho vinto. Pensavo di dover ruotare. Ah, ok, ho sbagliato levetta. Vai. Oh no, mosti a terra! Non posso neanche usare. Accidente. Intanto lo curo. Nel caso. Mosti, fai una palla di fuoco per me, caro. E una pozione per me. Ci vuole. Sono difficili ste lotte, eh. Abbiamo ristrutto la testa, non può più usare ruggito adesso. Grande, che l'ha fatta solo palla di fuoco. Ah, in sella. No, non voglio andare in sella. Anche se l'attacco speciale del Mosti è la palla d'attacco di fuoco, sputa fuoco. Vai, vediamo. Buono. Mo non mi ci freghi però, amico mio. Con la R. Prima ho fatto con la L. Come un tordo. Poi no, si è arrabbiato. Vabbè, ho capito che è arrabbiato, però fa tutti sti danni. Per fortuna siamo più veloci. Allora, mosti. Palla di fuoco. Provoca un leggero recupero di punti salute. Ci provo? Non male! No, io anche tutto paralizzato. Aia! Devo curarmi. Mosti, palla di fuoco, per favore. E io mi curo. Per carità, ho ancora tre cuori interi. Però se posso evitare di perderli. Insomma.
Mi ha tolto esattamente 40. Uso una hierba. Lo Yanko Tku attacca per conto suo. Wow. Sì, però allora, mostri. I comandi sono un po' più lenti di quello che mi aspettassi. Allora, vai. Le ricarico al massimo. Tocca. Però solo 80 punti salute. Ci deve essere un modo per aumentarli. Fa troppo male. Allora facciamo così. Vai. Attacco veloce, quindi vince lui. Bravi tutti. Attenzione su di me. No, non la uso, combatto. Tanto ho ancora i cuori interi. No, facciamo potenza. Ok, grande. Ce la fai? Sì, all'ultimo, grande. Avevo solo PS, dico vabbè, ora quello che succede succede, ho ancora consumo un cuore, male che va. Grande. Beh, cioè, c'era lo Yanko Tku, appunto, che era di fuoco, magari la Gombi è più forte dello Yanko Tku? Non mi pareva. Però mai dire mai. Dovrò comunque fare altri rituali sciamanici per vedere che cosa esce fuori per le abilità e quant'altro. Andiamo fuori da questa caverna, non mi sento più la coda. In realtà è finito il capitolo, ma vado un attimino avanti perché... Insomma... Vediamo un po' cosa c'è qui fuori, almeno. Oh. Ah, c'è un chiosco della Gattovana, sì. E quanti kelby che ci lasciano le cose, guarda che carino. Tu che mi lasci, oh, tu che mi lasci, ha detto. Niente, scappa lui, animale. Codardos, tu che mi lasci, grazie. Quelli blu sono quelli più gentili. Foglia di aloe. Ho concluso ora una delle vecchie missioni secondarie. Grande, bravo Andrea. Concludo con una tana? Ma sì, dai. Voglio fare almeno una tana, prendere un altro uovo, vedere che cosa può uscire. Bello questo, ehi. Guarda che robina. Huh? Che bello. Meno male che ci sono anche degli environment diversi per le tane. Ma è enorme. Lo bello, andiamo dal nido, dai. Il nido è sempre uguale. Ah, il mostro c'è? Ma il mostro ci arriva qua sopra? Ci arriva! Ah! Combattiamo sopra le uova? Quello che fanno? Attacco potenza, allora vinco io, dai, velocità. Ma che livello sono? Tipo 1? Oh, no, un altro ancora? Sono finite. Vabbè. Uomo umile, W-Rap. Allora, questa è una città, a quanto pare, che è il posto migliore per concludere il video. Questo? Ma che roba è?
Radian Rosa. Boh. Ok, non dorme più, bene. Mi sa che mi farà molto male. No, 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 allora, no. No, 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 no. Lancio la bomba sonica. Era meglio lasciarlo dov'era. Prometto che non gli darò fastidio fino a che non avrò un livello più alto. Ah, c'ero quasi, c'ero quasi. C'ero quasi per prendere il tesoro. Mi aveva dato il prompt. Ah, è scomparso, bene. Forse era un altro, non lo so, non so cosa pensare. Vabbè, boh, nel caso ho preso un tesoro. Ma c'è la tana di un mostro raro? Andiamo a prendere anche quest'altro uovo allora. Io ve la farei anche vedere la tana, ma non c'era niente, solo tanti oggetti e nessun uovo. Quindi, boh, anche le tane senza uova. E vabbè, andiamo avanti. Ok, ora ho rubato il suo uovo, no? Però non posso fuggire con l'uovo in mano. È troppo veloce. Questo è sicuramente nuovo come uovo. Umile Temnok. Boh, non so. Allora, c'è una tana rara lì. Che ho esplorato ma non mi ha dato nulla. Cosa? La peppa. Grande, Ci picchia. Wow. Oh, ara che robina. Diamo. Gildegaran, certo. Eccoci finalmente, benvenuto nella città dei cacciatori, Gildegaran. Wow, questo posto è parecchio diverso dal villaggio di Hagum, è pieno di gente. Guarda, guarda, ci sono cacciatori ovunque. Eh sì. Quello è un mostro? Sì, quindi voi cacciate i mostri. Non ti avvicinare, lo chiamo i cacciatori. Ah, voi avete paura quindi dei mostri. Immagino che non siano visti di buon occhio. Hai notato niente di strano, socio? Diamo un'occhiata in giro. Si tengono tutti a distanza. Nessuno che ha mai visto un rider prima d'ora. Sembrano tutti terrorizzati dal nostro mosti. Ah, ci fissano tutti. Non sembriamo essere benvenuti qui. Non che mi aspettassi il tappeto rosso. Faremmo meglio a correre alla gilda dei cacciatori prima che le cose peggiorino. Miahai, maestro della gilda, se qualcuno qui sa qualcosa dei rider è lui. Forse per tutti si calmeranno abbastanza da rivolgerci la parola. Non lasciarti abbattere da loro, socio. Gilda dei cacciatori, stiamo arrivando. Finalmente hai raggiunto Gildegaran, ma gli abitanti sembrano intimoriti dai tuoi mostri. Devi trovare un modo per tranquillizzarli. Per ora ho deciso di seguire il consiglio di un amico e andare alla gilda dei cacciatori per incontrare il maestro della gilda. Sì, andrò sicuramente a trovare il maestro della gilda nel prossimo episodio, ma per ora questo termina qui. Amici, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio. Wow, Gildegaran è davvero fantastica col bambino che è caduto e si è messo a piangere, ma no, si è subito rialzato. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per i miei social e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!